chiamo Marco Moggio, faccio il fotografo da credo ormai più di 20 anni. La fotografia per me è il pane quotidiano, nel senso che è iniziato un po' per gioco. La passione è iniziata durante la scuola di grafica pubblicitaria. In casa è sempre stata presente una macchina fotografica perché è una passione che mi ha trasmesso mio padre, e quindi diciamo che da 20 anni a questa parte, se non di più, ho perso un po' il conto ormai, mi occupo di questo. Il mio primo sguardo attraverso un obiettivo effettivamente non lo ricordo, però posso dire che è stato abbastanza sconvolgente quando ho iniziato a lavorare per lo studio fotografico con il quale collaboro tuttora, l'utilizzo del banco ottico. Quindi io, abituato per gioco a guardare attraverso una reflex, ritrovarmi a osservare tutto il mondo capovolto attraverso il vetro smerigliato del banco ottico è stato veramente complicato, perché era vivere a testa in giù. È stato veramente difficile comporre le immagini, le inquadrature. Diciamo che poi col tempo mi sono abituato e il problema è passato. Anzi, poi mi sono cimentato in ritratti di persone impossibili con un mezzo che non è fatto per quello, e quindi il banco ottico era diventato la macchina che utilizzavo tutti i giorni. Adesso vabbè, col digitale mi sono un po' dimenticato quello che era l'utilizzo della pellicola e di quelle apparecchiature, e tutto è diventato molto più facile. Diciamo che quindi il ricordo che ho dell'inizio della mia fotografia, il grande ostacolo è stato proprio quello. Non ho soggetti preferiti, sono un fotografo affascinato da un po' tutto quello che mi circonda. Ho avuto il mio periodo da ritrattista, amo tantissimo fotografare durante viaggi, assolutamente con cavalletto, con macchina statica, probabilmente sempre derivato dall'influenza, dal tipo di lavoro che ho svolto finora in studio, quindi la foto di still life è stata la cosa che ho amato maggiormente. E la figura umana la sto ritrovando adesso con gli ultimi lavori, con le ultime cose a cui sto lavorando in pratica. Quali momenti hanno segnato la mia ricerca espressiva? In realtà c'è stato uno stacco molto grande quando è cambiata tutta la tecnologia, quindi quando c'è stato il passaggio dalla pellicola al digitale. Allora, non ho fatto fatica nel trasportare quello che facevo con la pellicola, però mi sono reso conto non tanto tempo fa che comunque mancava qualche cosa. Non riuscivo a fare le stesse fotografie che con difficoltà facevo attraverso il banco ottico, attraverso la pellicola, che con fatica dovevo sviluppare, stampare in camera oscura. Mancava qualche cosa che standardizzava il lavoro mio come quello di altri fotografi, il filtro piuttosto che certe tecniche che venivano utilizzate tutte sempre nella stessa maniera. Forse la mia difficoltà è stata proprio quella, cioè riuscire a superare quell'ostacolo e a trovare comunque un modo mio anche attraverso il digitale, e credo ultimamente di esserci riuscito. Allora, al momento dello scatto in realtà dipende dal tipo di fotografia che vado a fare, che scelgo di fare. Banalmente la fotografia durante un viaggio, una vacanza, è una fotografia che non ha un progetto, è un po' come viene. Se mi trovo in un luogo, la luce è giusta, mi piace così com'è, scatto e non mi faccio tante domande. La fotografia invece, quella in studio, quella a cui più forse sono abituato, è una fotografia che per me necessita di un progetto alle spalle, quindi devo assolutamente cominciare con un foglio di carta, una matita e iniziare a progettare. Secondo me per quel tipo di lavoro è assolutamente indispensabile, non riuscirei a fare altrimenti.
Allora, nell'immediato nel cassetto abbiamo una mostra che si sta per inaugurare, fa parte del nostro ultimo progetto, si intitola In Luce, è una cosa a cui sto lavorando da un po' di tempo, era iniziata senza l'idea di fare chissà che cosa, in realtà poi si è sviluppata ulteriormente, sono nati diversi scatti, nel cassetto ce ne sono altri, e In Luce è una cosa a cui tengo molto perché sono stampe di 1 metro per 1 metro, stampate su carta cotone, spero abbia successo perché veramente è una cosa che vorrei continuare a fare. Parlando del progetto In Luce, fa parte di diversi progetti di Carta Luce, che è un'invenzione di poco tempo fa, a 2 anni di vita credo. Questa cosa è nata tra me e il mio amico Carlo. Io ovviamente mi occupo sempre della parte fotografica, la parte diciamo più amministrativa, commerciale, di cui io non voglio sapere niente, è compito di Carlo. Cartaluce è un po' quello che vorrei fare da grande, nel senso che non ha nulla a che fare con la fotografia, se vogliamo commerciale, quella in cui ho sempre lavorato, ma è un trasportare quello che negli anni ho imparato a fare in un qualcosa diciamo più per me stesso, quindi la fotografia che senza committente, quello che mi piace fare, quello che vorrei sviluppare, e lo scopo di Cartaluce è proporre stampe fotografiche stampate su carta cotone, carte molto particolari, la cosiddetta stampa fine art, non so se poi è sempre giusto definirla così, e quindi riuscire a proporre quello che a me piace, ovviamente per quello che dico lo vorrei fare da grande, perché è uno dei miei sogni, dei nostri sogni, visto che stiamo insieme intraprendendo questa piccola avventura. E a questo punto passerei la palla. Allora, ciao a tutti, sono Carlo, mi hanno recentemente definito un accalappia fotografo e ho cercato di accalappiare Marco da una vita, sono ormai 20 anni, forse di più, che ci conosciamo, e l'idea appunto c'è sempre stata tra di noi di fare qualcosa di bello, che ci potesse far crescere entrambi. E abbiamo cercato di creare un qualcosa insieme. Per riuscire a fare questa cosa l'ho dovuto assolutamente costringere. Ricordo il giorno che definitivo dell'inizio dell'attività di Cartaluce è stata la costrizione sulla creazione di partita IVA. Quindi l'ho chiamato al mattino e gli dissi: guarda che da oggi abbiamo una partita IVA, quindi cerchiamo di fare qualcosa che sarà importante per noi. Questo progetto si sta sviluppando veramente molto bene. Oltre ad essere riusciti a realizzare questa mostra bellissima che è In Luce, stiamo lavorando su diversi fronti per cercare di portare avanti questi altri progetti e di far sì che Cartaluce diventa un contenitore di bellezza, un contenitore di qualcosa di piacevole da fare e da realizzare. Con questo invito in mano voglio dare un augurio a tutti quelli che credono nelle proprie idee, nei propri progetti, e che se qualcuno ci crede si può riuscire a fare qualcosa veramente di bello. E io e Marco forse questa volta ci siamo riusciti.